Per la nona giornata del campionato di Serie A si affrontano oggi a Marassi il Genoa e l'Udinese. Dopo la brutta sconfitta di Firenze, il Genoa cerca quindi un riscatto contro i friulani che, vincendo contro il Lecce, hanno incamerato i primi punti in positivo, azzerando quindi la penalità di 5 punti e salendo a quota 2. La fase di studio della gara durerà circa 20 minuti, nei quali non si assiste a grandi opportunità da gol, ma al primo vero tentativo sono i friulani a passare in vantaggio. Conclusione di Angelo Orlando non sembra irresistibile, ma Braglia è insicuro, complice anche un impatto della palla. L'Udinese trova il gol. Reazione immediata del Grifone, che al 27esimo trova immediatamente il gol del pareggio. L'ingratta offensiva di Capitan Signorino, sinistro che va a baciare il palo, è 1-1. Il match continua sul filo dell'equilibrio e al 40esimo Valgo impegna Braglia, e questa volta si fa trovare pronto alla deviazione. Ospiti ancora pericolosi in avvio di ripresa. Al 51esimo Pagano coglie il palo esterno. Al 66esimo Giuliani è bravissimo a deviare sul montante e la conclusione ravvicinata di Fulvio Collovato. Si resta sempre sul punteggio di 1-1. I rossoblù provano, spinti dal pubblico, a cercare la vittoria. Thomas Curavi, orfano oggi del compagno di reparto Aguilera, conclude sul fondo. All'87esimo, beffa incredibile per il Grifone. Il destro di Alessandro Orlando colpisce la base del palo. La palla, Orlando in campo, sbatte contro la schiena di Brano e termina, beffardamente, in fondo al sacco. Vittoria rocambolesca per i friulani, che salgono così a 4 punti in classifica e che senza la penalità sarebbero ben 9, esattamente quelli che ha il Genoa, che reduce però da 2 brutte partite e da 2 brutte sconfitte. L'attacco dei rossoblù si è dimostrato oggi troppo sterile, vista l'assenza di Aguilera. Da Marassi è tutto, Genoa 1, Udinese 2.